Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo i migliori 10 ruolo per ruolo prima dei tanto attesi toti ed è la volta dei centrocampisti. CC come al solito che possono fare sia la mezzala che il centrocampista un po' più difensivo e CDC. Vi avviso che non ci saranno icone all'interno di questo video perché di solito quelli per me fanno un po' un campionato a parte mentre troveremo gli Heroes. Ma mettiamoci comodi e partiamo subito con il primo centrocampista. Se parliamo di centrocampisti sia offensivi che non, come non poter iniziare da Yaya Touré, nella sua versione Marvel, ma tranquillamente nella sua versione base, che è molto più affordable, quindi è molto più economica ed è molto più accessibile. Questo ormai si sono già spese tante parole su di lui, sono finiti anche gli aggettivi, è un 4-4, 1,88 m, nonostante quell'82 di difesa possa un po' preoccupare, quell'83 di aggressività possa sembrare un parametro non altissimo, questo è un giocatore completamente rotto che potete utilizzare in tutti i modi, potete affiancarlo a Vieira, potete utilizzare lui come un po' più difensivo. Insomma, quando lo trovate, quando decidete di comprarlo, con lui andate tranquillamente sul sicuro perché fa anche molto bene la fase di impostazione. Difatti ha 93 di passaggio corto, 88 di passaggio lungo e anche un discreto tiro. Difatti ha 92 di potenza tiro e 82 di finalizzazione. Secondo posto per una carta abbastanza recente che è Kevin De Bruyne nella sua versione Winter. Ma attenzione, anche ancora nella sua versione IF, che per me non è assolutamente da buttare. Anzi, vedendo quello che costa, rapporto qualità-prezzo attualmente è uno dei migliori da giocare, sia in un 4-4-2 magari più arretrato, ma anche ovviamente da mezzala che è il suo ruolo ideale. Alto alto, 4 skill, 5 piede debole, anche lui ne abbiamo parlato tantissimo, e nonostante anche in questo caso abbiamo delle statistiche di difesa che non sono eliviatissime, perché quello che spicca è quel 71 di lettura, poi per il resto siamo un po' ambigui, sto De Bruyne lo ritrovate tranquillamente a fare le due fasi con la stessa qualità, perché sarà il 99 di forza, il 99 di aggressività o quel work rate alto alto che lo rende perfetto, ma lui così come attacca benissimo altrettanto difende. Poi non ve lo sto neanche a dire, 95 di passaggio corto, 95 di lungo, 94 di potenza tiro e 87 di finalizzazione lo rendono un top incredibile. Per cui De Bruyne al secondo posto ci si sta di brutto, perché vi ricordo che anche come ho fatto per i difensori, qui trovate i giocatori in ordine di gradimento e vi vado a spiegare poi di volta in volta il perché delle mie scelte. Terzo posto, anche qua per una carta parente di De Bruyne, che è Benzema Winter. Alto alto anche per lui, 5 skill, 4 piede debole, 1,85 m, questo è un giocatore totale. L'hanno fatto da mezzala, l'hanno fatto centrocampista, si differenzierà quindi dal Toti e non credo che il Toti andrà ad intaccarne troppo il prezzo proprio per questo motivo, soprattutto per l'utilizzo che se ne fa in competitive. È rapido, ha un tiro che non ve lo sto neanche a raccontare, ha dei gran passaggi, è agilissimo, difende anche incredibilmente bene e quel 90 di forza lo aiuta nei contrasti dove magari è un po' deficitario a livello statistico. Il 70 di aggressività un po' lo sentite, ma viene assolutamente soppiantato e aiutato dal work rate alto alto. E lui vi dico che fa benissimo sia la mezzala, che ovviamente anche magari il CC se volete, ma soprattutto il centrocampista un po' più offensivo in un 4-4-2 vicino ad uno magari un po' più difensivo. Penso ad un Vieira che avete sbloccato con gli swap. Tanti lo stanno utilizzando anche nei tornei, è assolutamente un game changer, anche perché c'ha anche tutti quanti i tratti che servono ad una carta che arriva da dietro a fare male, ovvero tiro di precisione e tiro d'esterno, che insomma servono per spaventare l'avversario. Quindi Benzema se la gioca secondo me addirittura anche per il secondo posto con De Bruyne, poi lì bisogna vedere se uno preferisce la quinta skill o il 5 piede debole. Quarto posto per un altro giocatore totale che è Christopher Nkunku nella sua versione Path to Glory, che si è andata ad upgradare visto il percorso che ha fatto la Francia ai mondiali ed è diventato un grandissimo 5-5. Come work rate abbiamo alto normale, che non è un problema, 1,75 m, e come ruoli alternativi abbiamo il COC e l'ATT. Rapidissimo, ottima finalizzazione, passaggi incredibili. Lui tra quelli che abbiamo visto fino ad ora è il più agile, lo aiuta il body type e poi lo aiuta un 94 di agilità stessa, 96 di equilibrio e 91 di reattività, per cui parametri che sono da assoluto top player. Per quanto riguarda invece le altre statistiche, forza e aggressività non sono proprio il massimo, così non sono proprio il massimo la lettura difensiva, il contrasto in piedi e le intercettazioni, ma considerando che questo lo andiamo a giocare di solito a 3 in un centrocampo sgravato da compiti difensivi, rende come
pochi altri e soprattutto quando comunque lo andate a selezionare, magari con i contrasti eccetera, il suo lo fa e si fa sentire, perché comunque essendo quasi 1,80 non è un piccoletto come poteva essere magari un Kanté gli anni scorsi. E a proposito di giocatori che si fanno sentire, come non portare anche il World Cup Phenoms Bellingham, 1,86 m, alto alto, 4 skill, 4 di debole, giocatore veloce, tecnico, guardate lì che passaggi, è uno anche di quelli più agili nonostante la stazza, difatti ha 87 e poi anche 85 di equilibrio e 90 di reattività, tantissima roba al 91 di aggressività, pecca un po' in forza, ma visto il suo 1,86 m ne recupera in irruenza di body type, lettura difensiva 87, intercettazioni 88, insomma parliamo di un giocatore che ha l'unica pecca di essere della Bundesliga e quindi non facilmente ibridabile, però essendo inglese magari questo lo aiuta un po', come ruolo alternativo può fare le S e può sempre essere una risorsa, peccato non possa fare il CDC. Ulteriore giocatore da tenere sotto controllo, nonostante costi due spicci e io non me ne capacito, è Perisic nella sua versione dei mondiali. 1,86 m come Bellingham, alto normale, 4 skill e 5 piede debole, per quello che secondo me è uno dei giocatori più underrated del momento. È velocissimo, ha un body type incredibile, diventa Lengthy con Architetto. Passaggi top, buona l'agilità, 84 di lettura difensiva, 87 di forza, pecca leggermente in aggressività, però ragazzi per quello che costa, se voi sto Perisic me lo riuscite a linkare, ma vi portate a casa un top incredibile. Ruolo alternativo vi può fare l'Asa e l'ES, e l'Asa non è assolutamente da sottovalutare perché se lo potete andare anche a utilizzare magari in una difesa 5 come terzino che si sgancia e poi diventa esterno, fa la sua sporchissima figura. Io non so, ripeto, come mai costi così poco, sarà il fatto che è croato, sarà che, boh, magari si preferiscono altri, ma Perisic è stato uno dei mattatori del competitivo, in tantissimi se lo sono portato a casa. Claudio Marchisio, versione Marvel 88, vi chiederete come mai tardava ad arrivare questo giocatore in questa classifica, il motivo è ben presto svelato, va bene l'alto alto, il 4-4 che lo rendono top, ma a mio modestissimo parere il prezzo, viste le alternative che ci sono in giro, è veramente smodato, perché è vero che ha appunto statistiche allucinanti, rapido, bel tiro, ottimi passaggi, agile, statistiche difensive sopra la media, forza e aggressività non eccellenti ma comunque ottime, quando vedete quel verde scuro vuol dire che ci siamo. Faccio fatica a capire perché un Perisic costi 2 lire e un Marchisio costa 1 milione e 2 lire in più, perché costa, se non erro, 1 milione e 2, non ha voluto risapere di quelli che sono stati i vari pick eccetera, né calato mai, un po' come Yaya Touré, e un po' mi fa storcere il naso, perché forte sì, però ripeto, un po' overprezzato. Andiamo poi a continuare la nostra classifica con Valverde, che rimane un evergreen, e occhio perché potrebbe uscire il Toti, pure lui lo conosciamo benissimo, 1,82 m, alto alto, diventa Lengthy, ha un discreto tiro nonostante la poca finalizzazione, gran passaggi, agile, statistiche difensive al top, e anche forza e aggressività lo rendono un giocatore da vero mastino in mezzo al campo. Suo compagno di squadra, Camavinga, che metto leggermente indietro rispetto a lui, innanzitutto per una questione di prezzo, poi per quanto riguarda il work rate è uguale, stavolta abbiamo il 4 skill e il 3 di piede debole, e anche questo preferivo più il 4 di debole piuttosto che il 4 di skill, ma anche con Camavinga stiamo parlando di un predestinato assoluto, è veloce, dei gran passaggi, agile, saliamo qui con forza e aggressività, e anche con le statistiche difensive abbiamo un ottimo 84 di intercetto e un 82 di lettura difensiva. Francese, quindi anche magari più facilmente ibridabile rispetto ad un Valverde, però io gli preferisco il Pacarito. Concludiamo questa classifica con Pedri. Perché Pedri e non magari De Jong? Rapporto qualità-prezzo. E in più questo Pedri ha 5 skill e 4 piede debole, oltre che alto-alto. Io l'ho utilizzato, per quello che costa è veramente un fuoriclasse. È rapido, anche lui gran passaggi, agile, pecca leggermente nelle statistiche difensive, ma vi assicuro che questa carta è totalmente rotta, nonostante abbia 77 di forza e 68 di aggressività. Quindi lui lo mettiamo a chiudere questa top 10. Ci metto una menzione bonus per aggiungervi un ulteriore CDC, perché Zaccaria per me rimane attualmente uno dei migliori CDC. È vero che è svizzero, però è Premier League, magari qualcuno di voi lo riesce a linkare, e assolutamente non lo terrei così buttato come se fosse un panno vecchio, perché sto Zaccaria a menare in mezzo al campo ci mena ancora.
E magari qualcuno di voi vi starà chiedendo come mai non ho messo i vari park, quit, eccetera. Il motivo è presto detto, perché ne ho parlato tante volte anche all'interno delle varie tier list Hero, perché secondo me non meritano la top 10 ma sono leggermente dietro, e Park in particolare c'ha sempre quel fastidioso problema che quando schierate centrocampo a 3, vista la sua alta lettura difensiva, vi sminchia un po' il centrocampo. Quindi non è detto che siano scarsi, anzi, però gli preferisco questi 10 e la menzione tra virgolette d'onore, visto che siamo in tema Toti, su Zaccaria. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti chi avete tra questi giocatori o chi avreste voluto all'interno di questa classifica. Vi ricordo che poi settimana prossima magari vi farò le classifiche per campionato o un po' più cheap, se questi giocatori secondo voi costano un po' tanto. In descrizione trovate la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi auguro una buona giornata, un saluto dai vostri Beroschi e a presto, ciao!